siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, siamo arrivati al capitolo sesto del Trattato della Vera Devozione. In questo capitolo San Luigi vuole dimostrare che la devozione alla Madonna e la consacrazione a lei non sono una invenzione umana, ma hanno il loro fondamento ultimo, oltre che nella tradizione della Chiesa, anche nella Sacra Scrittura. San Luigi vede nell'episodio biblico di Rebecca e Giacobbe, narrato dal libro della Genesi, un riferimento biblico a questa devozione. Sarebbe troppo lungo riportare l'intera vicenda di Giacobbe, il quale ricevette la benedizione da suo padre Isacco per le industriose cure di sua madre Rebecca. In questa meditazione ci limiteremo all'interpretazione spirituale che San Luigi offre dell'intero episodio. A differenza di Esaù, che era il primogenito, Giacobbe amava teneramente la madre Rebecca e le era molto legato. Da parte sua, anche Rebecca amava molto questo suo figlio, avendone una particolare cura. È molto bello vedere un figlio affettuosamente unito alla propria madre, che la rispetta e la onora. Altrettanto bello è notare quando un cristiano è devoto alla Madonna, quando la invoca continuamente e vuole vivere costantemente sotto la sua protezione. San Luigi afferma chiaramente che tale devozione è un segno di vitalità per l'anima, è segno che l'anima sta percorrendo la strada giusta, quella che porta alla salvezza. Pertanto, al numero 199 del trattato, San Luigi scrive con calore e devozione: queste anime nutrono una grande fiducia nella bontà e nella potenza di Maria Santissima, loro buona madre. Implorano continuamente il suo soccorso, guardano a lei come alla loro stella polare per giungere a buon porto. Con tutta sincerità le scoprono le loro pene e i loro bisogni, e alla sua inesauribile misericordia e dolcezza ricorrono o per ottenere con la sua intercessione il perdono dei loro peccati, o per gustare le sue dolcezze materne nelle pene e nelle noie che li affliggono. Si gettano, anzi, si nascondono e si perdono in modo ammirabile nell'amoroso e virginale suo seno, per esservi infiammati di puro amore, per esservi purificati da ogni minima macchia, per trovarvi pienamente Gesù, che vi risiede come sul suo trono più glorioso. Come Rebecca ottenne al figlio prediletto Giacobbe la benedizione paterna, così la Vergine Santissima, nostra tenerissima madre, ci ottiene con la sua intercessione e le sue cure premurose la grazia della salvezza eterna e con questa ogni altra grazia che ci sia veramente utile. La Madonna ama i suoi figli a tal punto da far esclamare San Luigi al numero 202 del trattato in questo modo: ella li ama teneramente e più teneramente di tutte le madri insieme. Si metta pure, se è possibile, tutto l'amore naturale di tutte le madri di questo mondo per i propri figli nel cuore di una sola madre per un unico figlio. Certo, questa madre amerà molto questo figlio, eppure si può dire con tutta verità che Maria ama ancora più teneramente i suoi figli di quanto questa madre non amerebbe il suo. L'amore di Maria per i suoi figli non è uno sterile sentimentalismo, ma, come afferma San Luigi al numero 202, esso è attivo ed effettivo e ottiene efficacemente il bene dei suoi figli.
come Rebecca coglieva ogni opportunità per appianare la strada al figlio Giacobbe, per fargli del bene e dimostrargli il suo affetto materno, così, scrive San Luigi al numero 203, la Madonna spia ogni occasione favorevole per far loro del bene. Ella dispone le cose in modo che i suoi servi siano esenti da ogni sorta di mali e siano invece ricolmi di ogni sorta di beni. Al numero 208 e 209 del trattato, San Luigi insegna che la Madonna è la tesoriera e la dispensatrice dei doni di Dio e che destina la parte migliore di questo tesoro per nutrire e arricchire i suoi figli prediletti. Ella li guida, indicando loro la via della vita eterna. Se caduti li rialza e, quale madre caritatevole, li riprende nelle loro mancanze e li corregge. Ella li difende e li protegge. E al numero 210, inoltre, così leggiamo: li nasconde sotto le ali della sua protezione, come una chioccia i suoi pulcini, inviando i suoi angeli a custodia della loro vita. Come Giacobbe fu riconosciuto dal padre Isacco, ormai cieco, dall'odore dei suoi abiti, che era come di un campo che il Signore ha benedetto, e ricevette così la benedizione paterna, così l'anima nella quale vi è il profumo di Maria, profumo come di un giardino in fiore, sarà accolta dal Padre Celeste, sarà da lui benedetta e sarà un giorno introdotta nella gioia eterna del paradiso. Siano lodati Gesù e Maria.